Amici di Telechiara, ben ritrovati con Byte Alpina, l'appuntamento settimanale dedicato all'informazione delle nostre penne nere. E allora vediamo subito com'è andata la settimana dell'Alpino. Buona visione. L'ANA ha donato 10.000 ore di lavoro a titolo gratuito a Rondine, cittadella della pace. L'organizzazione con sede ad Arezzo, in Toscana, accoglie giovani provenienti da paesi teatro di conflitti armati e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico. Una tensostruttura di 10 metri per 15 è stata allestita a Campi Tignano, in Abruzzo, dalla Protezione Civile dell'ANA. Verrà utilizzata dalla popolazione per l'aggregazione e le celebrazioni religiose, visto che le due chiese esistenti dopo il terremoto del 2016 sono ancora inagibili. Le unità cinofile dell'ANA sono sempre pronte ad intervenire per la ricerca dispersi, sia in superficie che in maceria, in Italia e all'estero. Il loro livello di addestramento è considerato tra i migliori a livello europeo. Il soggiorno alpino di Costa Lovara, in provincia di Bolzano, nato come colonia per i figli degli alpini, è oggi un luogo aperto a tutti coloro che vogliono trascorrere giornate di relax tra prati e boschi, particolari convenzioni per i soci ANA. Questi sono i nostri valori, che sono quelli veramente del saper fare e saper dare con serenità e in gratitudine. Grazie mille! Bravi! Grazie Presidente! Così il presidente nazionale Sebastiano Favero si è rivolto ai volontari che in questi giorni stanno lavorando ad Arezzo per dare concretezza a quella promessa fatta davanti al Santo Padre nel febbraio del 2022. Volevamo portare a Santo Padre un ricordo dell'associazione degli alpini, del nostro volontariato, e abbiamo proposto di offrire 10.000 ore del nostro volontariato alpino. Il Papa ha accettato con molta soddisfazione e ha condiviso pienamente questa nostra offerta e ha deciso, assieme con noi, con la Prefettura Vaticana, di trasferire queste ore di volontariato a Rondine, cittadella della pace. Rondine, cittadella della pace, è un'organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo attraverso la formazione di giovani e la diffusione del dialogo e la cultura della pace. Il cuore del lavoro di Rondine è lo studentato internazionale World House, dove convivono e studiano insieme giovani provenienti da luoghi di conflitto, nemici tra loro. Insieme intraprendono il percorso di 2 anni in cui imparano a superare l'odio che separa i loro popoli, a costruire relazioni di pace. Al termine del percorso tornano nei propri paesi come agenti del cambiamento per contribuire a risolvere i conflitti dei propri popoli insieme. Sì, ma vede, a Rondine si fa una cosa, si fa quello che in tanti si dice, per cui tanti ci si crede, però poi bisogna farla. E che cos'è? Si scommette sui giovani. Cioè si prendono quei ragazzi che non si arrendono alla logica della guerra, della violenza, e vogliono cambiare un po' le loro vite, la loro singola vita. Cioè partiamo dalla persona. Quindi c'è questa fatica, no, di sognare grande, ma poi di partire dalla singola persona. A volte invece si aspetta di chissà quali truppe, di quali grandi eserciti, che non arrivano mai, e allora si spengono anche i sogni. Quindi Rondine è un luogo che genera sogni perché si vede che è concreta. Sembra un paradosso, ma è qui il punto. Il 9 ottobre 2020, nel borgo medievale ad Arezzo, dove Rondine ha sede, la senatrice Liliana Segre ha consegnato idealmente il testimone della difesa della memoria ai giovani perché proseguano e diffondano il suo messaggio di pace e superamento dell'odio, ed ha espresso un desiderio, quello che gli alpini stanno ora realizzando. La senatrice Liliana Segre è molto legata a questo posto e lei ha espresso un desiderio che prima di morire vorrebbe coronare un sogno che gli è rimasto ancora come un rimorso, lei dice, della sua esperienza ad Auschwitz. E questo sogno era ricordare una sua amica
che purtroppo è andata al forno crematorio, una francese che si chiamava Jeannine. Quindi faremo questo progetto, questo lavoro di realizzazione dell'arena di Jeannine. I lavori dovrebbero concludersi entro l'inizio di giugno e comprenderanno, oltre alla costruzione dell'arena di Jeannine, il recupero e la valorizzazione del castello di Rondine, il restauro degli altri edifici esistenti per la realizzazione del futuro nuovo auditorium. Il 18 gennaio 2017, Capitignano, piccolo paese di 618 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo, venne duramente colpito da un terremoto, i cui danni andarono ad aggiungersi a quelli provocati dalle precedenti forti scosse del 2016. La struttura utilizzata negli ultimi anni per l'aggregazione e le celebrazioni religiose, visto che le due chiese esistenti sono tuttora inagibili, non è più disponibile. E così il sindaco si è rivolto agli alpini per chiedere una mano. Al momento in cui ho ricevuto la richiesta da parte del sindaco di Capitignano, dacci una mano, ecco lì scatta quel stimolo interiore che ti spinge a dire si vede che hanno bisogno di noi. La risposta è arrivata a breve dall'Associazione Nazionale Alpini con l'allestimento di una tensostruttura di 10 metri per 15 che la Protezione Civile ANA di Latina ha in custodia e che già ha utilizzato in altre occasioni emergenziali. 3-4 anni fa abbiamo messo una di queste a Fano, poi l'abbiamo smontata e riportata a Latina, quindi ce l'abbiamo sempre disponibile e quando serve la usiamo. La tensostruttura rimarrà allestita fino a quando non vi sarà un'alternativa definitiva, perché lo spirito degli alpini è questo: aiutare nel momento del bisogno. In ogni emergenza ci siamo e questo è il nostro spirito: aiutare gli altri quando serve, dovunque, in Italia e all'estero siamo stati. Valori consolidati per molti durante il servizio militare, portati avanti per tutta la vita e ora da tramandare ai giovani. All'Aquila avremo anche quest'anno un campo scuola presso la caserma Rossi e questo noi pensiamo che potrebbe aiutare i giovani a capire qual è la famiglia ad Alpine e qual è la famiglia del volontariato. Speriamo che ci siano dei giovani volenterosi e volontari, perché noi siamo tutto volontariato, non è che non c'è un soldo, anche se si rimette qualcosa non si guadagna niente, insomma, ecco, quindi questo è da capirlo, però speriamo bene. Le abbiamo viste operare nel corso degli anni in diverse situazioni di emergenza in Italia e all'estero e anche quando non vi è la chiamata restano attive per mantenere una preparazione idonea all'occorrenza. Sono le unità cinofile della Protezione Civile dell'ANA, considerate tra le più preparate del settore. In Italia ci sono molte associazioni che hanno cani da soccorso, sono raggruppate anche loro in alcune sigle, ma noi siamo un'associazione unica con così tante unità e con così tante unità brevettate con il brevetto internazionale, il brevetto ENCI. E credo che questa nostra unicità sia quella che in questi 37 anni ha fatto sì che le unità cinofile da soccorso siano una realtà invidiata un po' in tutta Europa. Attualmente le unità cinofile dell'ANA sono dislocate su tutto il territorio. La sede nazionale, mediante la creazione di una commissione di protezione civile, ha consentito di suddividere le forze disponibili in aree ristrette di specializzazione, che consentono di ottimizzare gli interventi a seconda delle reali necessità del momento. Credo che fare l'unità cinofile da soccorso in qualsiasi ambito, soprattutto negli alpini e nell'Associazione Nazionale Alpini, comporti avere uno spirito di servizio molto grande e avere la capacità veramente di metterci a disposizione, perché oltre a mettere a disposizione il nostro tempo, la nostra capacità professionale, dobbiamo mettere a disposizione e tenere allenati i nostri amici a quattro zampe, ed è un impegno veramente importante che richiede molto tempo. Ore di impegno, di sacrifici, di addestramento, nella speranza, che potrebbe apparire un controsenso, di non dover mai applicare quanto appreso. Sì, io in qualità anche di giudice, ogni volta che brevetto un cane da soccorso, auguro a questa unità di non intervenire mai, di essere sempre pronta, sempre addestrata, ma di non intervenire mai, perché è un po' lo spirito con cui siamo nati. Arriviamo dal terremoto nel Friuli nel 1976, il che la dice lunga quanto è vecchio questo coordinatore, però da allora abbiamo fatto tanti interventi, speriamo sempre di non intervenire mai e di avere le unità nostre però sempre pronte in caso di bisogno.
200 km di sentieri dai pendii soleggiati a valle fino alle più alte vette del Corno del Renon, con passeggiate ed escursioni per tutti i gusti. È immersa in questo scenario meraviglioso una delle strutture di proprietà dell'ANA, il soggiorno alpino di Costa Lovara in provincia di Bolzano. Nata come colonia per i figli degli alpini, è oggi invece un luogo aperto a tutti coloro che vogliono trascorrere giornate di relax tra prati e boschi a 1206 metri di quota. L'idea di costruirla fu lanciata nell'ottobre del 1946 in occasione della 23esima adunata nazionale svoltasi a Bolzano. L'allora ministro delle finanze, Ezio Vanoni, aprì una sottoscrizione che ben presto raggiunse le 500.000 lire, cifra pari ai nostri attuali 50.000 euro. Dopo aver ospitato fin dalla prima metà degli anni 90 le vacanze estive di migliaia di bambini e ragazzi, figli o nipoti di soci alpini dell'ANA, oggi la struttura si è modernizzata diventando una vera e propria casa vacanze, oltre che centro congressi per l'Associazione Nazionale Alpini. Sul sito soggiornoalpino.com è possibile conoscerne le caratteristiche, i prezzi e le speciali convenzioni per i soci dell'ANA. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Bite Alpina, come sempre, vi aspetta mercoledì prossimo. Arrivederci e buon proseguimento con i programmi delle nostre reti.